saluto a tutti, bentornati con le lezioni di Sagreras e questa è la lezione numero 64. La lezione numero 64 ci presenta un tempo di 2/4. Passiamo subito alla mano destra perché la mano destra suonerà sempre coppie di note intervallate da un sol a vuoto. Quindi l'indice della mano destra suonerà sempre il sol, tranne che in una eccezione che poi vi dirò. E il medio suonerà sempre la corda di Si, l'anulare sempre la corda di Mi cantino. Il pollice si sposterà nella quarta e nella quinta corda, però suonerà sempre in coppia con il medio e a volte l'anulare. Il sol è a vuoto, terza corda a vuoto, quindi il primo sol che troviamo è un'anacrosi, cioè una nota senza l'intera battuta, non ha altre note, quindi ha solo questo sol. E poi inizia la battuta vera e propria. La battuta vera e propria sarà il Mi, secondo tasto, quarta corda, in coppia al Do, primo tasto, seconda corda. Questa è la prima coppia di note che troviamo nella prima parte. La seconda coppia di note sarà il mignolo al terzo tasto della seconda corda che suona in Re, in coppia col dito anulare, terzo tasto, quarta corda che suona un Fa. Questa è un'altra coppia che troveremo nella prima parte. Poi troveremo la quarta corda e la seconda corda a vuoto, il Re e il Si. Incontreremo il Do, primo tasto, seconda corda, in coppia al Mi cantino. Ok, questo verrà suonato con il dito medio, il dito anulare della mano destra. E poi nella prima parte le coppie di note non incontreremo. Nella seconda parte vi spiegherò poi. Quindi andiamo a vedere il Sol a vuoto e la prima coppia che vi dicevo, Mi e Do. Dico sempre il basso della nota, Mi, quarta corda e Do, seconda corda. Poi Sol a vuoto e Fa e Re. Il Sol a vuoto, il Do e il Mi cantino. Do, seconda corda e Mi cantino. Sol a vuoto e ancora Mi e Do. Sol a vuoto, Fa e Re. Il Sol a vuoto, le due corde a vuoto Re e Si, il Sol a vuoto e Mi e Do. Qui incontriamo la prima eccezione nella corda di Sol che verrà suonata tre volte, una volta con l'indice, una volta col medio e la terza volta di nuovo con l'indice. Parlo della mano destra naturalmente. Quindi la terza volta ripartirà per la coppia di note. Ma prima vi volevo far sentire tutto fino qui. Quindi si parte col Sol a vuoto, Mi e Do. Sol a vuoto, Fa e Re. Sol a vuoto, Do e Mi. Sol a vuoto, Mi e Do. Sol a vuoto, Fa e Re. Sol a vuoto, Re e Si, Sol a vuoto, Mi e Do. E qui ci sono i tre Sol. Uno, due e il terzo Sol. E ripartiremo con Mi e Do. Sol a vuoto, Fa e Re. Sol a vuoto, Do e Mi. Sol a vuoto, Mi e Do. Sol a vuoto, Fa e Re, ancora il Sol a vuoto e di nuovo Re e Si a vuoto, il Sol a vuoto e finiremo la prima parte con Mi e Do. Questa volta il Sol lo suoniamo in coppia col Mi cantino e di nuovo Mi e Do. Quindi faremo il Sol a vuoto, Mi e Do, Sole Mi e Mi e Do. Qui finisce la prima parte. Molto lentamente, Sol a vuoto, Mi e Do. Sol a vuoto,
fa e re, sol a vuoto, do e mi, sol a vuoto, mi e do, sol a vuoto, fa e re, sol a vuoto, re e si, sol a vuoto, mi e do. Qui ci sono i tre sol, 1, 2, 3, mi e do, sol a vuoto, fa e re, sol a vuoto, do e mi, sol a vuoto, mi e do, sol a vuoto, fa e re, sol a vuoto, re e si, sol a vuoto, la coppia mi e do, la coppia sol e mi e la coppia mi e do. Qui finisce la prima parte. Ora andiamo a vedere la seconda parte. La seconda parte, la coppia di note che incontriamo, fa e re, l'abbiamo già vista, terzo tasto, seconda corda e terzo tasto, quarta corda. Una coppia che non abbiamo ancora incontrato sarà la quarta corda a vuoto, quindi re e fa, primo tasto, prima corda. Poi incontreremo do e mi, ma questa volta il do sarà il terzo tasto della quinta corda insieme al mi cantino. Poi mi e do l'abbiamo già visto, che è quarta e seconda corda. E un'altra coppia nuova ancora sarà il si e il re. Si lo troviamo al secondo tasto della quinta corda col dito medio della mano sinistra e il re col mignolo della mano sinistra al terzo tasto della seconda corda. E quindi di altre coppie nuove non ci sono. Quindi si parte sempre con la seconda parte, il sol a vuoto. Questa volta partirà col fa e il re, quarta e seconda corda, sol a vuoto. E qui la prima coppia di note nuove, re quarta corda a vuoto insieme al fa primo tasto prima corda, il sol a vuoto, do e mi. Questa volta il do è al terzo tasto della quinta corda insieme al mi cantino. Il sol a vuoto, il mi e il do. Quarta e seconda corda, sol a vuoto e questa volta incontreremo si e re. Secondo tasto quinta corda e terzo tasto seconda corda. Vi faccio la parte nuova, quindi sol a vuoto, fa e re, sol a vuoto, re e fa, sol a vuoto, do e mi cantino, sol a vuoto, mi e do, sol a vuoto, si e re. Andiamo avanti, sol a vuoto, la coppia re e si, due corde a vuoto, il sol a vuoto e di nuovo mi e do, sol a vuoto, do della quinta corda insieme a mi cantino e si riparte per il finale, sol a vuoto, fa e re, sol a vuoto, re e fa, sol a vuoto, do, quinta corda e mi cantino, sol a vuoto, mi e do, sol a vuoto, si e re, sol a vuoto, re e si, sol a vuoto e finiremo con i due do, quinta corda e seconda corda, il sol a vuoto insieme al mi cantino e i due do. Ok? Vi faccio la seconda parte molto lentamente, sol a vuoto, fa e re, sol a vuoto, re e fa, sol a vuoto, do e mi, sol a vuoto, mi e do, sol a vuoto, si e re, sol a vuoto, re e si, sol a vuoto, mi e do, sol a vuoto, do e mi cantino,
Sol a vuoto, Fa e Re, Sol a vuoto, Re e Fa, Sol a vuoto, Do della quinta corda e Mi cantino, Sol a vuoto, Mi e Do, Sol a vuoto, Si e Re, Sol a vuoto, Re e Si, Sol a vuoto, e finiremo due Do, Sole Mi e due Do. Ok? La lezione finisce qui, spero di essere stato il più chiaro possibile e ci sentiamo per la prossima lezione. Ciao ciao!